Un pallone per Metanguri a simboleggiare l'estate. Un microfono perché tutte le partite vengono commentate dal vivo. Una croce è il centro di un bersaglio con una S, per ricordare come è nato, ossia come torneo delle parrocchie del centro storico di Rimini. Sono i simboli del torneo di vita, che torna dopo 4 anni di stop dovuti alla pandemia e al post-pandemia. La gara inaugurale è domenica sera, mentre la finale è in programma domenica 23 luglio. Tutte le partite si giocano al campo della Promosport. Dopo 4 anni di torneo del torneo di vita, giunto alla sua 27esima edizione dal 1994, l'ultima che abbiamo fatto è stata nel 2019 e finalmente siamo ritornati. Siamo ritornati con lo spirito di sempre, con i soliti valori e con il solito stile. Il torneo è nato, diciamo, su base cristiana, nato da un'idea venuta durante una camminata sulle Dolomiti nel lontano 93 e poi l'anno successivo abbiamo iniziato. I valori cristiani portati in campo sono quelli che, insomma, della lealtà, della sportività, del non dover fare di tutto anche di scorretto per arrivare alla vittoria, dell'ammettere quando si è toccato un pallone, quando si è fatto fallo e tutte queste cose qui. E un altro valore importante è l'uguaglianza che hanno tutti i giocatori a prescindere dal fatto che siano bravi o meno bravi, perché per regola un giocatore scarso deve essere presente in ogni squadra, quindi è molto importante la sua presenza. Un'altra particolarità del torneo è come avviene la formazione delle squadre. Non ci si presenta come squadra al torneo, ma ci si presenta su invito dello staff di vita e dopo lo staff diciamo raggruppa 72 giocatori, 8 squadre da 9 giocatori, e poi si fa un'asta, un vero e proprio calciomercato. Si ha un portafoglio di 100 crediti e gli 8 giocatori più forti fanno, come si faceva una volta più o meno, le squadre e mettono un giocatore all'asta, e quindi questo per far sì che vengano le squadre equilibrate.